Buongiorno a tutti, che belli, quanti siamo? Grazie per questa partecipazione. Faremo delle attività per poterci formare e per poter diventare futuri maestri e maestre di buona finanza. È una formazione che parte sì da quella che è il credito cooperativo, ma deve essere una formazione proprio dell'habitus vostro di crescita. L'invito che vorrei fare a tutti noi è quello di impegnarci oggi per creare relazioni, perché poi sono relazioni che non si esauriscono ma che continuano e che ci permettono poi appunto di condividere le buone pratiche, di condividere quello che facciamo e di essere un po' tutti uniti. La cooperazione deve essere sempre rinnovata, i giovani possono creare questo rinnovamento. La cosa che ci piacerebbe fare per chi vorrà essere parte di questo progetto è fare una call to action. Guarda ragazzi, è una cosa facile, è divertente, non preoccupatevi, vi insegno qualcosa di concreto che vi potrà servire poi nella vita. La cooperativa è un animale strano, è un po' come un giallo bifronte, deve essere efficiente e deve produrre utile, ma anche l'altra faccia, anche l'altra dimensione che è quella sociale. Siete quattro tavoli perché siete quattro squadre. Quello che dovete fare in 10 minuti adesso è individuare quali sono le differenze, secondo voi, tra una banca di credito cooperativo e una banca SPA. A questo punto giochiamo. Il gruppo Giovani Soci non è una strategia di marketing e non è un lavoro, un obbligo, cioè deve essere una spinta che noi sentiamo per il nostro territorio. Un gruppo giovani non può avere pregiudizi se vuole avere un'impronta innovativa. Copiare però nel senso positivo, replicare qualcosa che a tuo parere è stato un successo, qualcosa di positivo e poterlo dare anche al tuo di territorio, alle persone che ti sono vicine. I giovani sono il motore del cambiamento, sono coloro che hanno le idee per appunto migliorarsi, nel tentativo appunto di migliorare però possono anche sbagliare, ma sono, è dagli errori che si impara e appunto ci si può di conseguenza migliorare. I giovani sanno sorprenderci. Abbiamo trovato dei giovani che ci credono e da 7 gruppi arriveremo 8 alla fine di quest'anno e contiamo di chiudere il cerchio nel 2025 con l'ultimo gruppo giovani. Il nostro Presidente della Repubblica ha detto che senza radici non c'è futuro. Ecco, senza radici e senza conoscere il credito cooperativo, la propria storia, non abbiamo futuro. Oggi noi qui costruiamo insieme ai giovani un pezzo del nostro futuro.